Sulle fonti TV il fatto di Marcotti per l'analisi di scenari economici e politici, non solo con i temi più caldi del momento, dell'agenda economica e dell'agenda politica, naturalmente con Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che è collegato con noi. Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E sai che oggi la nostra scaletta è bella fitta, non che di solito non lo sia, ma oggi secondo me ancora di più, a partire dal fatto che, beh, intanto ti chiedo in generale, insomma, manca 15 giorni alla fine di questo 2021, visto che siamo nell'ambito degli scenari economici e politici, così tracciamo un mini bilancio con una tua view su quello che è stato questo 2021 da un punto di vista politico-economico. Beh, io mi aspettavo qualcosa di meglio, sotto il profilo della pandemia, nel senso che fossimo magari a un punto, diverso rispetto a quello attuale, perché, continuiamo a sentir parlare di nuove restrizioni e pensavamo, insomma, di aver lasciato alle spalle queste decisioni del governo, invece purtroppo, non le abbiamo lasciate alle spalle, diciamo. Per quanto riguarda Quindi invece la. fondamentalmente chiudiamo l'anno come l'abbiamo iniziato. Sì, beh, insomma, Sì, in modo un po' diverso, lo so, l'ho un po' detto. meglio, Ah, l'anno ok. scorso eravamo in una situazione peggiore, anzi, Certo, decisamente certo. peggiore, ma insomma, era in miglioramento, forse ci siamo un po' illusi che il miglioramento sarebbe proseguito, invece, insomma, vabbè, ma comunque è normale, siamo in inverno, non dimentichiamoci che ogni inverno c'è la solita influenza stagionale, quindi non No, no, facciamoci da sé. assolutamente. Anzi, quest'anno ce n'è stata, quindi di influenza stagionale. Abbiamo anche quella, insomma, non solo il Covid. Cioè, viene da dire per fortuna, anche se poi per fortuna sarebbe meglio non prendersi neanche l'influenza, però insomma, ovviamente con effetti meno importanti. Allora, perdonami, prego, quindi, No, insomma, invece dal punto di vista economico, se... diciamo che vabbè, dal punto di vista finanziario vero e proprio le borse sono andate bene, quindi un anno più che positivo. Vabbè, mancano ancora 15 giorni, adesso questa settimana non è iniziata proprio alla grande, però insomma vedo che non hanno niente di preoccupante, almeno al momento, insomma. E quindi da questo punto di vista, insomma, notizie positive. A dir la verità, l'economia reale, anche la piccola economia, diciamo, che ne so, ristoranti, bar, artigianato, non mi sembra che le cose stiano andando benissimo, però insomma. Se abbiamo previsioni di crescita sopra il 6% per l'anno in corso, direi che dobbiamo anche essere soddisfatti, insomma. Allora, primo tema, che poi si collega un po' anche a previsioni rispetto a quello che potrebbe essere il nuovo anno. Parliamo delle banche centrali, che indubbiamente quest'anno sono state le vere protagoniste dei mercati, lo erano già, ma insomma con l'emergenza Covid la loro presenza si è fatta più ingombrante, in senso anche positivo, perché ovviamente hanno aiutato i mercati, però poi ingombrante perché a un certo punto, lo abbiamo detto più volte io e te, hanno continuato a drogare il mercato, che adesso è un po' spaventato, no? Dal fatto che le banche centrali possano fare dei passi diversi, passi che verranno fatti indubbiamente. Allora, questa settimana ci sono più di 20 appuntamenti con le banche centrali, quindi potremmo dire che ancora di più chiudiamo l'anno con le banche centrali, insomma, in modo imponente. Calendario quindi fitto, al centro sempre il tema dell'inflazione e i mezzi per contrastarla e non solo. Però ecco, ti chiedo questo, che è quello che si legge anche in sovrimpressione. Fino a quando saranno le protagoniste, le vere protagoniste dei mercati? Mamma mia, qua fai una domanda che è proprio la domanda, Lo so. la vera domanda, perché vedi Emanuela, io ho un'età per cui mi ricordo perfettamente quando delle banche centrali praticamente non se ne parlava. Sì, ogni tanto intervenivano esclusivamente per variare i tassi di interesse, ma difficilmente intervenivano sul mercato o comunque intervenivano in situazioni molto particolari.
e invece da alcuni anni sono le protagoniste assolute. E questo non è un bene, cioè se le banche centrali devono intervenire vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché se il mercato funzionasse bene le banche centrali se ne starebbero tranquille, non dico a sonnecchiare, ma quasi. Invece se devono continuamente intervenire è perché le cose non funzionano, purtroppo. Questa è la settimana delle banche centrali ed è poi siamo a dicembre, quindi le banche centrali dovranno anche un po' sbilanciarsi in questa settimana e dirci più o meno quale sarà l'andamento per il prossimo anno. E Già. allora limitiamoci alle due principali, cioè alla Federal Reserve e alla BCE. La Federal Reserve per forza deve iniziare, insomma, anche continuare il famoso tapering o iniziare, visto che insomma è stato fatto veramente molto poco, però qualche cosa deve fare, perché un'inflazione al 6,8% è un'inflazione vera, reale. E insomma non può non fare nulla la Federal Reserve. Quindi con ogni probabilità non sarà uno sconvolgimento, ma qualche cosa dovrà fare, perché, ripeto, un'inflazione di quel genere non si vedeva da tantissimi anni, insomma da decenni. Per quanto riguarda la BCE, al solito segue la Fed con un po' di ritardo. La nostra inflazione non è al 6,8%, ma è al 4,9%. Anche qua dobbiamo tornare indietro di 30 anni per avere un'inflazione di questo genere. Di conseguenza, anche sulla BCE temo che qualche cosa dovrà fare. Con ogni probabilità non farà molto, cioè dei due programmi di quantitative easing, cioè il PEP e il PAA, insomma quello sull'ambiente, probabilmente ridurrà il PEP, però per aumentare il PAA, insomma, togli da una parte per aggiungere dall'altra, perché obiettivamente noi come Europa non abbiamo ancora una ripresa, siamo ancora a livello di rimbalzo dopo il disastroso 2020. Quindi, insomma, questa è la situazione delle banche centrali. Una BCE attesa ancora, diciamo, colomba, e una Fed, se non falco, ma insomma un falchetto, non so come chiamarlo, Sì, ecco. diciamo un attimino più aggressiva, però non proprio ancora, come dire, falco, appunto. Diciamo che si sta trasformando lentamente, ma insomma, sì, è esatto. La differenza poi sta anche nella definizione della parola inflazione, no? Pare che, insomma, probabilmente, non so, in America verrà considerata non più transitoria ma strutturale, mentre invece in Europa manterrà ancora questa veste di transitorietà, anche se io credo che, insomma, boh, scusate il boh, così mi è venuto spontaneo, ma insomma, sia da un po' che abbiamo capito che forse troppo transitoria non è. Purtroppo è questa, Manuela, tu l'hai detta, insomma, questa questione che la fiammata inflazionistica, cioè la fiammata veniva utilizzato questo termine per dire una cosa breve, qua invece il fuoco continua a divampare, quindi temo che non sia transitoria questa inflazione, insomma, qualche cosa dovranno fare, perché se non dovessero fare nulla, l'unica cosa che dovremmo attenderci è che questa inflazione aumenti. E se negli Stati Uniti siamo già al 6,8, cosa facciamo? Arriviamo a doppia cifra, No, insomma, no, sembra. assolutamente, assolutamente. Già quando eravamo arrivati al 4 ci eravamo preoccupati, poi sopra il 5, adesso siamo sopra il 6. È chiaro che è un andamento ascendente continuo, no? Giancarlo, è quello il problema, che non abbiamo visto degli arresti che avrebbero potuto farci pensare effettivamente a una certa transitorietà. Ecco, diciamo che invece il climax è stato sempre abbastanza stabile, quindi sempre più in crescita. Vogliamo aggiungere qualcosa sulle banche centrali o questo è quanto, nel senso che poi la domanda appunto fino a quando, insomma, bisognerà capire cosa succederà sul mercato.
Io temo ancora per parecchio tempo. Certamente, ecco, posso fare una previsione. Abbiamo ancora oggi il Bund negativo, meno 0,35, cifre del genere, insomma. E mi sembra che sia arrivato il momento, insomma, che i tassi negativi poi su un bund, cioè su un titolo a 10 anni, debbano scomparire perché non hanno più senso. Quindi anche la BCE qualche cosa dovrà fare perché, insomma, altrimenti rischiamo in breve tempo anche noi che la nostra inflazione arrivi presto su livelli più che preoccupanti. Ok, allora, Draghi ha prorogato lo stato di emergenza, caro Giancarlo. Altro tema, è arrivato il decreto e non solo lo stato di emergenza è stato posticipato al 31 marzo, ecco, invece doveva essere fino alla fine dell'anno, 31 dicembre, ma anche il Super Green Pass, che per ora è in vigore fino al 15 gennaio, ma appunto è stato posticipato un po' in relazione proprio allo stato di emergenza. Quali sono le tue riflessioni? Ma la mia riflessione è che ritengo che questa decisione sia la classica decisione di compromesso, cioè tra i partiti che sorreggono il governo c'era chi era per una proroga di 6 mesi e chi era appunto per invece non prorogarlo, insomma, chiuderlo al 31 di dicembre, la decisione ci si ferma a metà strada, c'è cioè una proroga di 3 mesi. Mi sembra proprio un compromesso di quelli più classici, più così evidenti, perché probabilmente appunto una delle due decisioni, o 6 mesi o nulla, sarebbe stata vista, cioè avrebbe indebolito il governo. Così mantiene ancora il governo abbastanza forte, se non che, ecco, questa è la questione, ma penso che appunto ne parleremo a breve. Se non che questa questione può incidere sull'elezione dello Stato. E infatti non ci siamo messi d'accordo, ma è abbastanza ovvio perché c'è chi dice, così leghiamo i due temi, quella della corsa al Quirinale, insomma ci si sta chiedendo chi sarà il successore di Mattarella. Allora, Draghi, nuovo Presidente della Repubblica, in questo caso chi diventerebbe Presidente del Consiglio? Poi ti dico una piccola tesi, ma prima voglio lasciare la parola a te. Appunto, c'è chi sostiene che la proroga dello stato di emergenza sia un modo per, insomma, in qualche modo blindare Draghi, fondamentalmente, no, Giancarlo? Certo, allora, dunque, teoricamente si potrebbe anche andare alle elezioni, cioè si chiude Draghi Presidente della Repubblica, perché così dicono tutti, e poi vabbè, non manca tantissimo alla chiusura appunto della legislatura. E quindi si potrebbe andare alle elezioni, se non che se si va alle elezioni adesso non si hanno i 4 anni, 6 mesi e un giorno per cui i parlamentari riceveranno poi una pensioncina, cioè una pensione di circa 1.000 euro al mese. E quindi questa cosa qua potrebbe così far pensare che ci sia un governo ponte per arrivare a questi 4 anni, 6 mesi e un giorno per far avere ai parlamentari la loro pensione quando avranno l'età della pensione, e contemporaneamente dare più tempo anche per una campagna elettorale che si preannuncia abbastanza calda. Il fatto qual è? È che obiettivamente, Manuela, bisogna dirlo, cioè se noi stiamo qua a decidere se un governo deve durare o no perché i parlamentari debbano prendere la loro pensione, è veramente così sconfortante. Proprio qua siamo proprio all'accattonaggio da parte No. dei. Beh, infatti non si dice, cioè lo diciamo noi chiaramente, ma insomma poi è un qualcosa che non verrà mai detto, però sappiamo molto bene che potrebbero, cioè insomma, i giochi politici si basano anche su questo, no?
Sì, allora, questi 4 anni e 6 mesi cioè, si raggiungeranno a settembre prossimo. Esatto. Di conseguenza, io avevo sempre detto da tempo, ricordi, Manuela, che davo, diciamo, la maggior probabilità delle nuove elezioni intorno a ottobre-novembre, cioè senza attendere la scadenza naturale a marzo del 2023. Ma superato, diciamo, i famosi 4 anni, 6 mesi e 1 giorno, che così si poteva fare campagna elettorale a settembre, ottobre, diciamo, in quei 45 giorni di campagna elettorale e poi andare al voto fine di ottobre, inizio di novembre. Questo ritengo che sia ancora la cosa più probabile. Quindi, eventualmente, chi ci sarà dopo Draghi? Certo, ci sarà comunque una persona, adesso si parla del ministro dell'economia Franco, cioè comunque una persona che sarà in continuità con le idee di Draghi, anche se chiaramente non potrà avere la visibilità e così che invece ha l'attuale nostro Presidente del Consiglio, anche a livello internazionale. Però, dato che fa un governo che deve durare qualche mese, io penso che raffazzonato così, una scusa per dire dobbiamo andare avanti ancora qualche mese, senza dire che si deve andare avanti qualche mese per la storia della pensione, ma per il bene dell'Italia, ecco, magari insomma, si troverà comunque un esecutivo, una volta lo si chiamava balneare, cioè per far Sì, superare l'estate, ecco, si esatto. troverà comunque. E quindi io Esatto. ritengo ancora che il prossimo Presidente della Repubblica, quello più probabile, sia Mario Draghi. Sì, anche perché poi Mario Draghi, poi, se rimanete sulle fonti TV capirete perché sto dicendo questo. Io ovviamente mi baso anche un po' sulle sensazioni che ascolto, che Mario Draghi appunto diventerà Presidente della Repubblica, anche perché altri nomi oltre a lui in questo momento sarebbero meno forti. È vero che il Presidente della Repubblica magari è un po' più un biglietto da visita del paese, però insomma ricordiamo che poi è lui che insomma scioglie le Camere, dà l'incarico al Premier, quindi in realtà poi a livello operativo, per quanto riguarda il governo, è una figura importante e proprio qui volevo arrivare, cioè il fatto che Draghi potrebbe diventare il Presidente della Repubblica e poi decidere di mettere a capo di Palazzo Chigi uno dei suoi, così da creare questa continuità col governo attuale. Insomma, questa è un'altra ipotesi, no? Che unirebbe le due questioni, cioè chi se non Draghi ha al Quirinale e garantire la continuità dell'esecutivo attuale, Giancarlo. Sì, io ritengo che questa sia la situazione più probabile. Naturalmente, stiamo a vedere quel che accade, però dovrebbe essere la situazione di compromesso che Esatto. è accettata un po' da tutti, ecco. Esatto, esattamente. Senti, tornando per un attimo al tema della proroga dello stato di emergenza, hai sentito Giorgia Meloni che ha detto: ma che emergenza è dopo 2 anni? Cosa rispondi a quello che ha detto la leader di Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione, insomma? Sono d'accordo con Giorgia Meloni perché anche tutte le pandemie sono sempre durate al massimo 2 anni. È vero che adesso ci sono queste varianti, eccetera, però almeno stare a sentire i sudafricani non sarebbe così letale questa nuova variante, anzi sarebbe addirittura meno di un'influenza, quasi un raffreddore. Quindi effettivamente sarebbe ora che insomma, di non continuare a parlare ancora di colori, perché io penso che gli italiani siano anche stufi di sentire bianco, giallo, arancione, rosso. Cioè, non lo so, io uscirei il prima possibile da tutti questi vincoli, tutte queste, perché ritengo che fortunatamente in Italia la situazione sia sotto controllo. Insomma, se abbiamo una percentuale di occupazione delle terapie intensive del 10%, vuol dire che il 90% sono libere. Cioè, se noi ci preoccupiamo quando abbiamo occupato il 10% dei posti letto nelle terapie intensive,
se ci preoccupiamo per quello, allora vabbè, va bene tutto, insomma. Allora, o perlomeno io non ho ancora capito che cosa deve succedere per dire basta, perché se deve succedere che non c'è più neanche un infetto, non dico un morto, ma neanche un infetto, è chiaro che non ne usciremo mai. No, certo. Che dicano un dato preciso dal quale poi allora perlomeno sappiamo da quel momento lì saremo completamente liberi. In questo momento no. No, no. Comunque, Sì. Manuela, mi interessava anche perché l'avevi accennato, forse avevi intenzione appunto di chiedere questo sulla manovra, perché questo è un Sì, allora dobbiamo altro. chiudere in realtà Sì. Giancarlo. Dammi un flash sulla manovra, però poi se sei d'accordo la settimana prossima ci torniamo anche perché arriverà alla Camera la settimana prossima, anzi Senato, settimana prossima e la settimana dopo alla Camera per poi chiudersi. Però dammi un flash e poi ti No, saluto. ma infatti, ecco, il flash è questo. Prima di questa manovra, il governo aveva tutti a favore, cioè a parte il 90%, poi il 95% dei partiti del Parlamento, ma aveva a favore anche sindacati e Confindustria. Ebbene, questa manovra sembra che sia contestata sia dai sindacati che da Confindustria. È molto probabile, lo dico già, che sia il gioco delle parti, perché è chiaro che i sindacati vorranno avere di più, così come Confindustria vorrà avere di più. Quindi è molto probabile che sia il gioco delle parti. Però, insomma, perlomeno su questa manovra c'è un minimo di contestazione anche nei confronti di questo governo che invece è sempre stato osannato. Quindi, ecco, questo è il mio flash, ma ne parliamo Sì, naturalmente la sì, sì. settimana prossima. Settimana prossima sicuramente sì. E beh, c'è anche un grande sciopero generale proprio sulla manovra, come dici tu, insomma, per le contestazioni che ne sono derivate. D'accordo, grazie Giancarlo Marcotti. Ti seguiamo su Finanza in Chiaro, naturalmente con i tuoi video e a settimana prossima anche sulle fonti TV. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.